Bentrovati a tutti voi all'ultimo appuntamento di questa stagione della nostra Città TV. E per quest'ultima puntata abbiamo preparato un numero speciale che comprende tutte le anticipazioni degli appuntamenti di inizio settembre, che ovviamente vi racconteremo con tutti i particolari quando torneremo in onda dopo la pausa d'agosto. Intanto cominciamo con la presentazione di un importante documento economico, Prato Next Generation, che la Giunta Comunale ha condiviso con le parti sociali, le categorie economiche, soggetti pubblici e privati della città per disegnare la Prato del futuro, utilizzando le enormi potenzialità e le risorse economiche che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Governo. Il distretto tessile come hub europeo per il riciclo, l'economia circolare e l'innovazione tecnologica all'ex Banci, la tranvia Prato-Peretola, un nuovo palazzo di giustizia, nuove aree verdi e infrastrutture di mobilità sostenibile. Sono alcuni dei 24 progetti che disegneranno il futuro e l'economia della città, condensati in Next Generation Prato, il documento programmatico presentato al Centro Pecci e frutto del lavoro congiunto di comune, categorie economiche, parti sociali, aziende, mondo delle professioni e associazionismo. Noi siamo pronti a partire e avanziamo proposte vere, non campate in aria, ma paradossalmente già alcune di loro in fase molto avanzata. Semplicemente abbiamo intercettato in tempi non sospetti quelle che sono sensibilità che poi animano il PNRR. La domanda che noi ci facciamo è: possono le politiche urbane, quello che noi faremo nelle città, essere decisive per raggiungere gli obiettivi che il PNRR si pone? Prato si risponde di sì, e a Prato rispondiamo di sì non soltanto il Comune ma anche tutte le associazioni di categoria, corpi intermedi, e quindi un lavoro grande di partecipazione per arrivare a un documento condiviso. Il documento, già approvato dalla Giunta Comunale, punta a intercettare i finanziamenti europei del Recovery Fund, inserendosi nelle linee guida varate dal Governo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le 24 schede progetto, suddivise secondo le 6 missioni del Piano Nazionale di Resilienza e collegate ai 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030, contengono molte opere cantierabili a breve e progetti in stadio di avanzata progettazione, per fare un significativo passo avanti verso la transizione ecologica, digitale e circolare che a Prato è già in corso da alcuni anni. Next Generation Prato rappresenta in qualche modo la summa, un risultato di un lavoro che è stato fatto in questi anni a partire dal 2014 e che appunto ha portato la centralità della natura e della natura interpretata nelle sue varie forme in ambiente urbano come un elemento fondamentale per il futuro di un'area urbana come quella di Prato. È il sogno di ogni sportivo andare alle Olimpiadi. Per questo, in occasione di Tokyo 2020, il Comune di Prato ha realizzato dei video in collaborazione con le associazioni sportive. Per Aspera, ad Astra. Hanno preso il via i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l'evento sportivo che si concluderà l'8 agosto e che prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei 5 continenti. Saranno 38 gli atleti toscani, comprese le Paralimpiadi al via il 24 agosto, che vi prenderanno parte, e il Comune di Prato ha realizzato alcuni video in varie sede sportive cittadine in cui i bambini e i ragazzi si allenano e allo stesso tempo allenano il sogno di poter un giorno gareggiare alle Olimpiadi. Atletica leggera, ginnastica, equitazione, sport acquatici e i nuovi arrivati nel mondo delle discipline olimpiche, karate, skateboard e arrampicata. In città sono centinaia i giovani atleti che praticano queste attività sia a livello amatoriale che a livello agonistico, sognando, perché no, un giorno l'oro olimpico. I video saranno disponibili su Facebook e sul canale YouTube del Comune di Prato e sugli schermi del T-Comunico. La nostra Città TV si ferma per la pausa estiva per tornare in onda venerdì 3 settembre con tanti approfondimenti e per seguire tutti gli appuntamenti delle serate di fine estate, come la rassegna Settembre Prato è spettacolo. Il 4 settembre, infatti, Piazza Duomo sarà inondata dalle note di Antonello Venditti e il 6 sarà la volta del monologo Story di Giorgio Panariello. All'Anfiteatro di Santa Lucia, il 9 settembre, si esibirà Dente e il 12, sempre alle 21, Lodo Guenzi.
Infine, l'11 settembre, Christian De Sica sarà protagonista a Villa Guicciardini con un nuovo concerto spettacolo. Domenica 5 settembre, Piazza Duomo ospiterà l'Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato, con il direttore Jonathan Webb e le musiche di Rossini, Von Weber, Donizetti, Offenbach, Von Suppé e Strauss Jr. Tema centrale sarà la potenza evocativa della musica. Confermate le cerimonie commemorative ufficiali del 6 settembre in Piazza delle Carceri a Figline, con la deposizione della corona di alloro per ricordare il 77° anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. Per l'8 settembre, festa della Madonna della Fiera, è allo studio la programmazione dell'evento in base alle linee guida sanitarie, ma si può già anticipare che ci sarà, come da tradizione, l'ostensione del Sacro Cingolo. In attesa quindi di tornare ad informarvi, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a settembre. Buone vacanze! E come ha detto la nostra Nicla Pierini nel suo servizio, buone vacanze da tutta la redazione della nostra Città TV. Grazie per l'affetto con cui ci avete seguito. Ci rivedremo puntuali su questi schermi a settembre per raccontarvi ancora la città. Ciao!